Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Vediamo come risolvere questo problema. Abbiamo un asciugamano ABCD rettangolare, al centro del quale c'è un quadrato che ha l'area di 25 decimetri quadrati, quindi quest'area. Sappiamo poi che i due rettangoli FBGC e AEHD sono congruenti e sappiamo che la dimensione maggiore di questi rettangoli coincide con il lato del quadrato. Sappiamo inoltre che la lunghezza del segmento AC misura 130 cm. Dobbiamo calcolare il perimetro del rettangolo. Allora, per prima cosa, io trasformerei i centimetri in decimetri, così abbiamo la stessa unità di misura. Quindi 130 centimetri corrispondono a 13 decimetri. Dopodiché noi conosciamo l'area del quadrato, 25 decimetri quadrati. Con l'area del quadrato possiamo calcolarne il lato. E F, per esempio, un lato del quadrato, la sua misura corrisponderà alla radice quadrata dell'area del quadrato, quindi la radice quadrata di 25, che è 5 decimetri. Siccome il quadrato ha tutti i lati congruenti, anche GF sarà di 5 decimetri e quindi anche CB sarà di 5 decimetri. Allo stesso modo anche DA sarà 5 decimetri. A questo punto possiamo applicare il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo ABC, del quale conosciamo l'ipotenusa, 13 decimetri, e conosciamo un cateto, 5 decimetri. Quindi per trovare l'altro cateto, cioè AB, devo fare la radice quadrata dell'ipotenusa alla seconda, quindi AC alla seconda, meno il cateto alla seconda, CB alla seconda. AC abbiamo detto che è 13, alla seconda fa 169, meno CB è 5, alla seconda 25. Otteniamo la radice quadrata di 144, che è 12 decimetri. Quindi il segmento AB misura 12 decimetri. A questo punto possiamo calcolare il perimetro del nostro asciugamano, del nostro rettangolo, facendo la somma di tutti i lati. Quindi 12 più 5 più 12 più 5, che fa 34 decimetri. E questo è il nostro risultato.